Fini, riposo. Posa della corona all'oro. Dimmi, attenti! Siano del tutto le migliori. Siamo voluti comunque essere qui. 2 giugno, festa della Repubblica. 2016, anno di tante ricorrenze. Ricorrenza 60° della morte di Don Carlo Gnocchi. Ricorrenza del 95° della sezione di Bergamo. Ricorrenza del centenario della prima guerra mondiale, la grande guerra. Ecco, permettetemi un breve pensiero proprio sul discorso della prima guerra mondiale. Non è stata una guerra di re, non è stata una guerra di generali, non è stata una guerra di grandi strateghi. Gli unici eroi di questa grande guerra sono stati i nostri nonni. I nostri nonni contadini chiamati da tutta Italia a difendere per la prima volta quelli che erano i confini dell'Italia, i confini di una nazione, non più un nome geografico, ma una nazione vera e propria. Un pensiero va anche alle nostre nonne, perché anche loro, nonostante la guerra sia tipicamente una professione maschile, ma loro dietro le quinte, se non addirittura al fronte, si sono prestate come croce rossine, come porta i feriti, come porta viveri, hanno assistito al fronte i nostri militari,
e nella vita civile, a casa, hanno permesso che le industrie continuassero a funzionare, hanno permesso che la vita familiare continuasse a continuare, che la vita familiare continuasse. E proprio grazie anche a loro, al modo di raccogliere le testimonianze, i ricordi, le lettere, tante storie che sono accadute durante il conflitto, il primo conflitto mondiale, sono state tramandate a noi. E quindi noi oggi, più che mai, abbiamo questo grande dovere di trasmettere a nostra volta e tramandare, custodire quelli che sono i nostri ricordi e tramandarli alle nuove generazioni, perché anche i nostri figli sappiano cosa è voluto, cosa è costato ai nostri nonni il sacrificio della propria giovinezza. Quindi grazie, un pensiero veramente a tutti i caduti e tutti i combattenti della Prima Guerra Mondiale e di tutte le altre guerre, e un grazie di cuore a tutti. Viva l'Italia e viva tutto il nostro paese. Grazie Giacomo. Io sento due parole appena sera. E dare il benvenuto ai presenti di 3 o 4 comunità. Okay. Buongiorno a tutti, come ha detto il signor Gamba, ringrazio tutti coloro che sono qui presenti, che rappresentano non solo la comunità di Ubiale ma anche altre comunità. In particolar modo il raccordo che c'è tra i gruppi vari che si sono riuniti qui è sempre entusiasmante, perché c'è sempre quel senso di collaborazione che i gruppi alpini sempre dimostrano di voler fare per gli altri. Oggi, 2 giugno, al di là delle bellissime parole che sono state dette dal rappresentante di zona, vogliamo ricordare che è la festa della Repubblica e inoltre per la prima volta nel 1946 le donne hanno acquistato il potere di esprimere il loro desiderio politico, la prima volta che andavano a votare. Ecco, tutto questo è segno di democrazia, di continuità e dello stare insieme. Speriamo che, nonostante i tempi sotto l'aspetto economico, sotto l'aspetto rivoluzionario che c'è in essere a livello mondiale, perché ormai non si può più parlare di guerra locale, ma tutto il mondo è in fermento, speriamo che cessi questa situazione e che si ritorni al buon senso della vita. Grazie. Grazie signor Sindaco. Adesso la parola signor Quartieroni, rappresentante della sessione di Bergamo. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa bellissima ritrovo che fanno i gruppi di Clanezzo, Viale, Berbenno, Brembilla e Lasciolo e Capizzone. Certo che è una bella manifestazione, e trovare questi gruppi che vengono qua, che si uniscono a passare una giornata insieme di compagnia, di allegria, in modo di trovare sempre una grande unione, grande forza di andare avanti. In questo momento, come ben sapete, che tutto il mondo ha bisogno di questa, avrebbe bisogno di questa solidarietà, di questa unione. Purtroppo ci sono troppe teste che non riescono a concepire questi nostri momenti, e noi non dobbiamo e dobbiamo superarli queste cose qua. Dobbiamo essere sempre uniti, consapevoli di quello che facciamo e consapevoli del nostro futuro. Non molliamo, cerchiamo sempre di andare avanti, cerchiamo sempre di essere uniti e compatti. Due cose che devo dire, che il 23 di luglio ci sarà una riunione di zona, dei capigruppi e di coordinatori di zona a Santa Brigida. Vi aspettiamo numerosi, è un'assemblea importante, cerchiamo di esserci, vi raccomando. E poi abbiamo anche il 95esimo della sessione, che verrà il 10-11 settembre, non manchiamo, che è un evento molto importante di queste cose. Io porto anche i saluti del Presidente, i saluti del Persico, il Vicepresidente, che è il nostro capo Vicepresidente di zona, e vi auguro tutti buona giornata e arrivederci. Grazie signor Quartieroni. Vi lascio subito parola soltanto Romeo, che è un componente. Prego. Buongiorno a tutti. Per prima cosa vorrei ringraziare i miei colleghi dell'ospedale da campo, con un po' di sacrificio sono riuscito a portarli qua, e poi vorrei ringraziare tutti voi e ricordare specialmente i nostri amici alpini che sono andati avanti, da Locatelli, da Capelli, tutti i
vari che non mi ricordo i nomi. Grazie a tutti. Preghiera dell'Alpino, Alpini, attenti! Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balzo delle Alpi, ove la provvidenza ci ha posto a baluardo fedele le nostre contrade. Noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, elediamo l'animo a te, oh Signore, che protegge le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti a essere degni della gloria dei nostri avi. Dio onnipotente che governa tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo, di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti, oltre che le paci insidiosi. Rendici forte le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che hai conosciuto e raccogli ogni anelito e ogni speranza di tutti gli alpini vivi ed in armi, tu benedici e sorridi ai nostri battaglioni e ai nostri gruppi, così sia.